Il giorno in cui il ministro dell'interno chiederà scusa alla mia famiglia, a me e a Stefano, allora forse potrò pensare di andarci. Prima di allora non credo proprio. Siamo in un momento terribile per la nostra società, per il nostro paese, nel quale si è in qualche maniera si sta facendo passare il concetto che i diritti umani sono sacrificabili in nome di presunti interessi superiori. Ecco, credo che mio fratello sia esattamente un esempio di questo. Tante volte in questi anni si è parlato, strumentalizzandola, della magrezza di mio fratello, ecco, quei due corpi che si sono avventati sopra mio fratello, che era arrestato, che era indifeso, che non poteva fare del male a nessuno. La brutalità, la cattiveria, il disinteresse, il pregiudizio nel quale poi Stefano nei giorni successivi, 6 giorni, lo ricordo, un lasso di tempo brevissimo, è stato lasciato morire. Oggi quella verità che era chiara a noi e che col tempo è stata chiara a tutti coloro che hanno anche avuto semplicemente il coraggio di guardare le immagini del corpo di mio fratello, è entrata anche in aula di giustizia.